Massimo Castagnari, sembra ieri che stavate festeggiando la promozione in eccellenza, invece adesso siete praticamente pronti per l'inizio di una nuova stagione, ci sono stati questi 7 colpi per la vostra rosa, sei contento del mercato che ha fatto il tuo presidente? Sì, penso che sia Sergio che Patrizio stanno lavorando bene, secondo le indicazioni che praticamente gli ho dato. Ecco. Io dico che questa categoria impone una presenza di under nei ruoli dove praticamente abbiamo fatto delle scelte. È normale che c'è un pochettino di tristezza per questi ragazzi che ci hanno lasciato, perché poi quando si passa di categoria è normale che si perdono quei ragazzi a cui ha voluto tanto bene. Io penso che sia Claudio Panunzi che Giacomo La Rosa sono il cuore di tutti. Abbiamo dato un arrivederci a Luca Annunziata e Luca Di Gennaro, che fanno sempre parte della CPC, e nel momento in cui questi nuovi giovani praticamente cominceranno a crescere e far bene, sicuramente nel prossimo futuro rivedremo questi ragazzi con noi. Abbiamo dato anche, ecco, come dire, un arrivederci anche a Marcello Marani, che l'altro anno è stato un protagonista insieme a Luca Annunziata di questa cavalcata che ci ha portato in eccellenza. Quindi è doveroso, come prima intervista, ecco, ringraziare chi ha dato tanto a questa squadra. Questi nuovi giovani sono giovani di lavoro, di valore, sicuramente giovani che sono del posto e si vanno a integrare con un gruppo già importante. È normale che quest'anno sia noi che il Civitavecchia abbiamo un pochettino, oltre al fronte mercato, sta a cuore soprattutto l'aspetto impianti, quindi sicuramente all'inizio soffriremo un po' per trovare quello che sarà la quadratura di un cerchio, vedremo poi come andranno le cose, perché io penso che già essere una matricola e avere problemi di impianto, sicuramente partiamo un po' in salita. Ecco.